Un cordiale saluto dagli studi di Cron TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Va di moda così anche a Castelverde, ecco, giovani nottetempo sdraiarsi sulla strada in una folle sfida, le auto costrette a zigzagare per evitarli. È il nuovo assurdo gioco emulato anche dalle nostre parti, ciò che ha costretto il sindaco di Castelverde, Graziella Locci, a lanciare l'allarme e chiedere ai carabinieri più controlli. In arrivo temporali, mentre è già pesante il bilancio dei danni passati, sentiamo il servizio di Lucilla Granata. È un bilancio spaventoso quello che fa riferimento alla conta dei danni del maltempo emesso da Regione Lombardia, che è alle prese tra l'altro con 350 richieste di risarcimento danni. È di oltre 207 milioni di euro, infatti, l'ammontare dei danni alle infrastrutture, al territorio, ai privati, alle attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, a cui vanno aggiunti altri 86 milioni di danni alle attività agricole. I dati riguardano una serie di eventi meteo che hanno colpito la Lombardia a partire dal 25 luglio, culminati con le trombe d'aria del 12 agosto, che hanno lasciato una scia di disastri in circa 230 comuni, colpendo in particolare le province di Brescia, Cremona e Lodi. Ora la regione invierà le stime dei danni insieme alla richiesta di un nuovo stato di emergenza per la Lombardia al governo, che anche se decaduto resta comunque in carica per gli affari correnti. Nella provincia di Cremona sono 48 le domande presentate per un totale stimato di oltre 17 milioni di euro, ai quali si aggiunge la stima di altri 14 per i danni alle attività produttive agricole, e intanto per domani, venerdì, è attesa una nuova data di maltempo. Giardini pubblici, altri guai, servizi igienici da anni fuori uso. Sentiamo il servizio. Ancora giardini pubblici, certo. Dopo l'incuria del verde pubblico, dopo le proteste delle madri su stampe social per le siringhe e i segni del transito di ubriachi nei pressi dell'area Bimby, c'è ancora un grave disservizio da segnalare, le cosiddette toilette fuori uso da anni. Benché il problema sia stato da noi più volte segnalato, benché ci fosse stato verbalmente promesso che lo si sarebbe risolto, i bagni pubblici a pagamento restano ermeticamente chiusi, sigillati, inagibili, con tanto di ragnatele sull'ingresso. Anche questi a due passi dall'area Bimby, collocazione singolare, benché ormai puramente simbolica, tanto non funzionano. Inutile provare a inserire la monetina, viene resa senza pietà. Il display è spento, le porte restano blindate, i cartelli che segnalano i bagni a chi frequenta i giardini ci sono, ma ingannano e sembrano una presa in giro. All'ignaro utente che con passo reso lesto dalle circostanze se avvicini speranzoso alle toilette, non resta che prendere atto della triste realtà e sperare di riuscire a raggiungere ancora asciutto il WC del bar più vicino. Alternative non ne ha. La cosa ancora più strana è che, spulciando tra le determinazioni dirigenziali del comune di Cremona, più volte in più anni figura l'affidamento diretto della gestione e manutenzione del bagno pubblico automatizzato dei giardini. Che ne è stato di quelle determine? Come mai non sono servite a impedire il degrado e il perdurante disservizio attuale? Arrestato Francesco Ritano, esponente dell''ndrangheta del clan Gallacci di Guardavalle, ricercato per traffico internazionale di droga. Il blitz è stato condotto dai carabinieri dei ROS, assieme ai comandi di Catanzaro e Messina, in un appartamento ai giardini Naxos, dove l'uomo si trovava in vacanza con i familiari. Lavoravano in nero in una discoteca del litorale nord del Brindisino, erano una ventina in tutto, ma sono stati scoperti dai carabinieri di Ostuni nell'ambito di una serie di controlli compiuti assieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi e al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Taranto. Al titolare del locale è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 37.000 euro, con sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione dei lavoratori. Tragico incendio a Parigi, in 10 piani di un grande edificio alla banlieue nei pressi dell'ospedale Henri Mondor di Créteil. Il bilancio è di una donna morta, due pompieri ricoverati in gravi condizioni e 6 feriti con ustioni su tutto il corpo. Le fiamme sono state spente solo dopo un paio d'ore dai vigili del fuoco. Texas, eseguita una nuova iniezione letale, quella di Larry Swearingen, condannato a morte per il rapimento, lo stupro e l'uccisione di una studentessa universitaria nel 1998. L'uomo si è sempre dichiarato innocente. Con questa salgono a 12 le esecuzioni avvenute negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno ad oggi. Di queste un terzo sono avvenute in Texas.
Massimo Ferrero sta per cedere la Sampdoria al dioscuro del gol blucerchiato ai tempi d'oro, Gianluca Vialli, punto di diamante degli investitori, i magnati James Linnan e Alex Knaster, proprietari rispettivamente dei fondi York Capital e Pamplona Capital Management. Il quarto uomo, rimasto discretamente fra le quinte, pur essendo il vero motore dell'estenuante trattativa, è Fausto Zanettone, amico personale di Vialli, con cui è socio nella piattaforma Tifosi. Il prezzo di vendita non è stato reso noto, dovrebbe girarsi attorno agli 85 milioni di euro cash e disponibili subito per Ferrero. Gli acquirenti si faranno carico anche dei debiti della società, circa 35 milioni di euro. L'investimento totale raggiungerebbe dunque 120 milioni di euro. Parliamo di calciomercato, si avvicina al giorno decisivo del caso Icardi con l'attaccante che aspetta la Juventus e il Napoli di De Laurentiis che assiste seccato. I nerazzurri vogliono solo la gioia in cambio. Il Paris Saint-Germain rifiuta un'offerta mostruosa del Real Madrid per Neymar, mentre il Brescia dopo Balotelli tenta anche il colpo Guarín. La polmonite impedirà quasi certamente Maurizio Sarri di essere sulla panchina della Juventus per la prima di A col Parma sabato alle 18 e forse anche per la seconda giornata, la tesissima sfida da ex con il Napoli, ma il tecnico ha trovato lo stesso il modo di far sentire la sua presenza alla squadra. Le riunioni con lo staff sono giornaliere, Sarri analizza minuziosamente i video che gli vengono forniti dai match analyst bianconeri e in base a ciò che vede organizza il lavoro in attesa delle prime risposte dal campo. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.